Il paziente è giovane, molto giovane, vuole la chirurgia refrattiva, vuole una chirurgia refrattiva che è una chirurgia che serve per togliere i difetti di vista. Il paziente vuole non portare più gli occhiali e vuole avere una supervisione. Quindi una chirurgia refrattiva conservativa che consenta di non cambiare, di non alterare l'occhio. Ecco quindi l'avvento delle lenti fachiche, le ICL, che consentono di togliere i difetti di vista senza cambiare l'anatomofunzione del bulbo oculare. Ecco il primo cardine di quello che è la chirurgia refrattiva, di quello che è la chirurgia oculistica on demand moderna. Il paziente è meno giovane, ma sempre più con la possibilità di chiedere e soprattutto di ottenere, perché ha raggiunto una capacità di acquisto che gli consente di comprarsi quello che vuole, è il paziente che ha più di 50 anni e porta gli occhiali e vuole una chirurgia refrattiva dell'ultra cinquantenne, quindi un paziente a cui si può asportare il cristallino, se questo cristallino presenta delle opacità, presenta delle imperfezioni, ecco che possiamo asportare il cristallino a scopo refrattivo e quindi impiantare una lente ad alta tecnologia. Questo paziente ha a disposizione una serie di lenti ad alta tecnologia. Queste lenti ad alta tecnologia sono sferiche, toriche, multifocali, consentono di togliere tutti i difetti di vista. Ecco quindi che il paziente va dall'oculista e gli dice: io non voglio più portare gli occhiali, voglio una visione perfetta da lontano, a mezza distanza da vicino, voglio poter utilizzare il computer, giocare a golf, andare sott'acqua, mettermi la maschera, fare il corso da sub, eccetera, eccetera, eccetera. Il paziente che ha fatto tutte queste cose ha ancora il vitreo che gli rompe le scatole, quindi il paziente operato di cataratta, magari che ha 60-65 anni, ha subito un distacco del vitreo, quindi il suo vitreo è sporco, il vitreo non è più attaccato alla retina come lo è quando nasciamo, e il vitreo non attaccato alla retina stimola la proliferazione di membrane che possono crescere sulla superficie retinica. Queste membrane creano un'alterazione della superficie, il paziente vede distorto, vede appannato, viene da noi oculisti e dice: io vedo male, ho un fastidio, ho un senso di peso. Di solito l'oculista gli dice: ma non rompere le scatole, vedi 8 decimi, 9 decimi, 10 decimi, 7 decimi, hai 70 anni, cosa vuoi da me? Ecco, questo è un paziente che vuole la chirurgia refrattiva del vitreo. Che cos'è la chirurgia refrattiva del vitreo? Non esiste, è un termine che ho coniato io questa sera. La chirurgia refrattiva del vitreo è quella chirurgia che si può fare al paziente che ha un'alterazione del corpo vitreo e della superficie retinica. Cioè è un paziente che ha la cornea a posto, il segmento anteriore a posto, un cristallino di plastica, un cristallino artificiale che gli consente di vedere magari solo da lontano o magari da lontano a mezza distanza vicino, quindi ha già una lente ad alta tecnologia, però dietro ha un vitreo non trasparente, pieno di floaters, pieno di corpi mobili che danno fastidio, e soprattutto ha una superficie retinica alterata, con delle trazioni, con delle membrane. Questo è il paziente a cui noi possiamo oggi offrire una chirurgia vitreoretinica mini-invasiva, cioè 27 gauge, forellini da 0.4. Questa chirurgia mini-invasiva consente di togliere, ci permette di togliere il vitreo, di togliere le opacità, di togliere le alterazioni che ci sono sulla superficie della retina, quale membrane epiretiniche, il foro maculare, emorragie. Ecco quindi che la nostra chirurgia refrattiva va dalla chirurgia refrattiva del paziente fachico, cioè giovane con il suo cristallino, al paziente che ha un cristallino opaco o che non serve più, al paziente che ha già operato il cristallino e che invece ha bisogno di pulire il proprio vitreo.